Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su un gioco davvero particolare, il suo nome è Card Shark e lo trovate su Steam dall'inizio di giugno, il suo prezzo è di $19,99, lo trovate anche scontato a $16,99. Di che cosa si tratta? Si tratta di uno di quei giochi che potrebbero essere definiti un po' i capolavori del mondo indie perché ha una storia ben curata, tratta il tema dei giochi con le carte, giochi di prestigio e noi vivremo l'avventura nei panni di uno che inizia come cameriere e imparerà via via le arti della truffa, insomma, del gioco di prestigio. Il gioco, diciamo dovremmo identificarlo, vale $19,99, $16,99 scontato? Lo valuteremo, sappiate che ci sono giocatori che lo hanno finito in 8 ore, chi in 12, chi in 18, insomma, dà molto spazio a stili di gioco diversi. Iniziamo, vedete, in questo caso ho una partita già iniziata da pochi minuti, in realtà in cui ho 30 monete, ma iniziamo dall'inizio. Questo gioco prevede imprecazioni, rappresentazioni di suicidio, morte, violenza e gioco d'azzardo, non è adatto ai bambini, questa è una premessa un po' così. Lo consigliano di giocare con il gamepad, ma noi non lo faremo, giocheremo con la tastiera perché mi piace complicarmi la vita. Giocheremo la modalità, diciamo, di difficoltà media e cominciamo. In questo caso si vede subito una cosa. Mio caro giocatore, è con il massimo scrupolo che sento di doverti mettere in guardia dei rischi di questo gioco. La prima cosa che si vede è che ha una manualità, questi disegni hanno una manualità di chi comunque sia informato su quello che è il mondo dei prestigiatori, perché si vede che comunque i movimenti sono quelli professionali. Ti insegnerà segreti che potrebbero renderti tanto un mendicante quanto un re. Tra l'altro nelle recensioni di Steam ho visto che qualcuno ha detto: ho provato a usare gli stessi trucchi, funzionano, oppure i miei amici non vogliono più giocare a poker con me, quindi insomma non è un gioco così banale. Ma guardate il modo in cui solleva le carte. Come farebbe un prestigiatore? In questo caso ci sta mettendo, è tratto da un romanzo, insomma un manoscritto. Notate adesso il primo gioco di prestigio che vi fa, in pratica procedi con prudenza, svelerà il destino della regina dimenticata. Vedete, adesso lui prende anche l'ultima carta, ci dà l'ultimo suggerimento, perché qui c'è lo zampino del diavolo. E vedete che adesso lui gira le carte che ha appena raccolto e sono diverse da quelle che ha raccolto. Insomma, questo è. Tutto ebbe inizio in una nebbiosa mattina del 1743 nei dintorni di Pau, nel sud della Francia. E questa è la grafica di gioco che ci accompagnerà per tutta l'avventura. Questa è la signora Porterhouse. Ehi ragazzo, vieni qui! E noi possiamo cliccare, vedete dove andare. Vostra maestà ha fatto un buon riposo? Possiamo reagire imbronciato sorridente, noi sorridiamo. Perché? Perché siamo muti. Non me ne frega un fico secco, stanno arrivando i clienti al lavoro, ma io, per protesta, non vado dai clienti, accarezzo il cane. Perché te ne stai lì a dimenarti come un salmone che sta per finire in padella? Se ti sta venendo uno dei tuoi attacchi sarà meglio per te che i miei clienti non lo vedano. Forza ragazzo, devi guadagnarti il pane. Noi sorridiamo ancora. Bravo il mio ragazzo, adesso fa il tuo lavoro. Ragazzo, vieni qui, versami un goccio. Ed è questo il primo soggetto che incontreremo nel corso di questa avventura. E con il mouse gli versiamo. Ovviamente dobbiamo versare senza far uscire il vino, vedete più in clic. Basta, buona versata. La prima volta che ho giocato invece l'avevo versato troppo poco, infatti lui me ne ha chiesto di più. Molte grazie ragazzo. Perché non mi tieni compagnia? Siediti. Io non esito, ma mi siedo perché tutto è meglio che farmi comandare dalla tizia di prima. Quella sedia andrà bene, quindi io clicco sulla sedia e mi siedo. Non ho potuto fare meno di notare che la tua padrona è piuttosto dura con te. Io sorrido, posso solo fare quello. Sei muto? Ah sì, affascinante, indubbiamente è legato a quegli attacchi di cui la tua padrona parlava con tanto affetto. Gli antichi greci credevano che le persone come te possedessero il dono della profezia, sai? Un mucchio di sciocchezza, a parer mio. Comunque sia, mi dai l'impressione di essere un tipo intelligente. Ti andrebbe di fare qualche soldo in più? Ma certo! Quello non può che essere un sì. Ascolta bene, anche se si possono fare dei bei soldi, c'è il rischio di perdere molto più di tanti Luigi. Stasera giocherò una partita a carte e vincerò, grazie a te. Ma prima che ti spieghi il mio piano, una domanda. Sai cosa sono i semi? Fiori, cuori, picche? Certo che lo so. Allora veniamo al piano.
ci servirai da bere, mentre giochiamo sbircerai le carte del mio avversario. Poi mi segnalerai il seme più forte della sua mano, quello di cui ha più carte. Ma come farai a segnalarlo? Ci sono. Dopo aver servito il vino prenderai il tuo straccio e strofinerai il tavolo seguendo un particolare schema corrispondente a quel seme. Spero di essermi spiegato. Certo. Bene, parliamo degli schemi con cui puoi segnalarmi i semi. Allora, il cuore pulisci con un movimento circolare in senso orario, quindi adesso me lo fa fare col mouse e io pulisco con il senso orario. Il seme corretto. Se il suo seme più forte è picche, pulisci con un movimento circolare antiorario, quindi praticamente il seme del picche è simile al cuore, solo capovolto, nero, quindi in pratica lo facciamo in senso antiorario, e in questo caso è così. Bello viene adesso, il quadri, linea retta su e giù. Quindi nel mentre lo facciamo vedete che lì a lato ci viene detto che cosa abbiamo segnalato. E il quadri è così, quindi immagino che il fiori sia in orizzontale. Il fiori infatti in orizzontale, quindi vedete che me lo riconosce, perfetto. Ottimo, mi sembra che tu abbia capito come funziona. So che sono molte informazioni, ma ti va di provare il prossimo trucco? Sì. Ora prova a sbirciare sopra la mia spalla mentre mi versi di nuovo da bere. Ecco, qui io avevo fatto uno sbaglio. Mi ero distratto a osservare le carte e avevo versato troppo vino. Infatti io adesso gli verso il vino, facendo sempre attenzione, gli guardo le carte. Le verso piano, così. Cos'ha che ha? Quadri. Quadri, sì, direi di sì. Buona versata. Perfetto. Il quadri era movimento su e giù. Quindi uno e due. Perfetto. Ben fatto ragazzo, pare che abbiamo un piano. Ok, abbiamo sbloccato il primo obiettivo del gioco. Suppongo ti sia esercitato a sufficienza. Andiamo avanti. Splendido, incontriamoci qui stasera e vedremo di fare un bel po' di soldi. Bene, è finito. Ma non è finita, perché adesso succede una cosa che mi fa un pochino pensare. Perché? L'ho giocato fino a questo punto, insomma, giusto per vedere com'era, quindi non... Dove è andato il gentiluomo che era a questo tavolo? Sono evasivo. Non ha pagato il suo vino. Dovrò detrarlo dalla tua paga. Quindi a questo punto, cosa facciamo stasera? Gliela facciamo pagare e non lo facciamo vincere? Perché non ha pagato il vino e la padrona ce l'ha tolto dalla nostra paga? O staremo al gioco? Non lo so. Qui in pratica sta giocando col colonnello Gabriel e il conte di Saint-Germain. Dipende se... Attento come parlate, signore, vi chiedo scusa, permettete di riempirvi il bicchiere. Ok, e qui entriamo in gioco noi. E arriviamo e osserviamo le carte, quindi iniziamo. Quanto volete puntare? Che ne dite di 5 Luigi? Luigi quindi è la... Luigi 14, 15, insomma, non lo so, però sono le monete. Puntiamo... Perché puntiamo? Giochiamo nei panni di lui. Ah, ok. Giochiamo 5. Per memoria, ansia, sezione per memoria, ok, no, vabbè, ma dai. Adesso gli osserviamo le carte versando il vino pian piano. Versa piano. Lui ha cuori, assolutamente cuori, quindi senso orario. E quindi qui gli versiamo e segnaliamo che ha cuori. Cosa? Come avete fatto? Una mano fortunata, mio buon uomo, tutto qui. Un bicchiere e passa tutto. Versiamo. Non vorrei mai che iniziassero a... Puntiamo per 2, 10. E gli versiamo il vino. Lui ha quadri, decisamente quadri. E si picche, senso antiorario. Non so perché ho detto quadri, comunque è picche. Perfetto. Manche vinta. Toglietevi quel sorrisetto dalla faccia. Incidenti del genere capitano a tutti, mio buon amico. Soltanto ieri ho perso una fortuna. Sapete cosa ho fatto? Mi sono fatto un goccio. Ho fatto io. Richiama di nuovo. Ormai serviamo solo questo tavolo in tutta la locanda. Giovanotto, la fortuna mi sorride. Mi merito un altro bicchiere prima di riprendere il gioco. Verso da bere. Molte grazie. Dico io basta. Ah, ok, mi sta dando il suggerimento di cosa fare. E infatti lo versa da solo. Basta. Ah, dico io basta, nel senso... Sì, lui l'ha detto per ingannare gli altri. Però in realtà diceva a me, ti dico io quando non fare la parte, in pratica.
Ma se osservi il nostro avversario ti accorgerai che sta cominciando a sospettare. Sì, temo che non ci vorrà molto prima che io ne abbia abbastanza. Ok, in pratica, ok, ci insegna che questa barra arriva sul rosso e in pratica gli altri ne hanno abbastanza. E poi danno fuori e siamo stati scoperti, ok. State bisbigliando voi due. Ah, ok, ci ha fatto vedere, in pratica lo hanno beccato che stiamo imbrogliando. Oddio. Ma quindi? Hanno sparato alla... Che disgrazia. Perdonami ragazzo, le cose sono un po' sfuggite di mano. La legge ci sarà addosso in men che non si dica. Dobbiamo andarcene subito. Poi questo è solo uno dei tanti giochi, perché poi si impareranno trucchi molto molto più avanzati. E lui si è preso i soldi e è andato via. Ma... Campo Cascarò, Alien, Francia, la mattina seguente. E poi la storia praticamente va avanti. Irene, amico mio, la sentite questa bellezza? Il fruscio delle foglie al mormorare del vicino all'uscello. Sì, è arrivato il nostro buon amico, il conte. Ah, qua abbiamo cambiato totalmente ambientazione, cioè abbiamo cambiato, non siamo più quelli di prima. Ma no, ci siamo, ecco, ci ha portato qui. Ci fermeremo qui per un po'. Perché? Il gentiluomo che ha ucciso la tua padrona è il colonnello Gabriel, il comandante del reggimento di Bern. Non ci vorrà molto prima che questi ti accusi di omicidio. Cosa? Temo che tu sia il capo espiatorio perfetto. Il suo astio nei confronti della defunta era ben noto. Sei povero, giovane e muto. E sei fuggito dalla scena del crimine con un famigerato ladro, ovvero me. Ma non temere, qui siamo al sicuro. Questo è il campo Cascarò. Sono amici. Non parleranno. E come tutti gli altri romani in Francia, scivolano tra le crepe del sistema. Sono invisibili, un po' come te. Quindi praticamente lui ci ha preso nella sua schiera di... ladri per fuggire da una probabile accusa che verrà emessa a mio carico. Fa come se fosse a casa tua, io devo parlare con il mago. E quindi praticamente inizieremo, questo l'ho visto un pochino leggendo sulla pagina Steam, inizieremo a girare per le varie locande, taverne, guadagnando soldi, imbrogliando, facendo i nostri stratagemmi. Quindi praticamente noi adesso cliccando possiamo camminare, vedete, e vado a parlare con questo. Faccio amichevole. Ah, lui non parla. Paziente. Sì, anche lui non è che... Sorriso esagerato. Sguardo a nuvole. Mugugno. Sorriso esagerato. Hai finito con le smorfie? Insoddisfatto. Buon per te, buon per te. Dunque saresti il nuovo animaletto del nostro caro conte di Saint-Germain? No, non rispondere. Il mio nome è Ireneo Funes, baro e umile artista delle ombre. Inganno i gentiluomini come me per denaro e piacere. Ti andrebbe di imparare la magia? Accetto, ne ero convinto. E ci farà un trucchetto, si chiama il gioco delle tre carte. Allora, praticamente ci spiega come funziona. Durante la guerra dei cent'anni, un lord inglese perse tutto il suo patrimonio a questo gioco. Il che è una cosa molto inglese, poi si buttò dalle bianche scogliere di Dover. Il che è una cosa molto francese. Ora osserva attentamente, vedi la regina? Sì. La metterò qui. Ok, l'ha messa al centro ed è rimasta qui. Ora segui attentamente la regina, che è qui. E l'ha passata di là, l'ha messa al centro, è di qua. È sempre qui. Mostrami dov'è la regina. È qui, l'ho vista prima. Che magia, eh? In realtà è un trucco semplice, sta tutto nella fluidità dei movimenti. Ecco, questa sia una delle basi con cui ho difficoltà, perché ho provato anch'io a fare giochi di magia con le carte. Perché non vai a mostrare al mago quello che hai imparato? Ma cos'è che ho imparato? Ehi, sì, dico te, non c'è nessun altro qui, torna qui. Ah, non dovevo mostrarlo a lui?
Credevi davvero che il segreto del gioco fosse muovere le mani con uno stupido? Ultimamente il giudizio del conte mi preoccupa. Avresti fatto la figura dello sciocco lì dentro. Immagino non possiamo permetterlo, perché anch'io farei una brutta figura. Ti mostrerò come funziona davvero. Ok. Allora, inizia girando le carte. Allora, giriamo le carte. Allora, sappiamo che la regina è al centro. Bene, raccoglile tutte e mostramele. La prendo. Prendo questa e prendo questa. No! Ti stai esibendo, chiaro? Devi avere il giusto ritmo. Se vai troppo veloce, le persone non vorranno scommettere. Tieni il ritmo. Ah, devo tenere il ritmo. Girando le carte. Quindi praticamente vado a ritmo. Accolgo. Accolgo. E raccolgo. Le ho prese tutte. E ora la parte più importante, il segreto che fa sì che funzioni. Puoi giocare pulito e mettere giù la regina o barare, calando la carta dietro di essa. Ah, posso barare. Ma deve uscire ogni volta e farmelo rifare. Vabbè. Inizia girando le carte, di nuovo. Ah, praticamente questo qui è una sorta di tutorial di magia. 1, 2 e 3. Ok, adesso possiamo barare. E faccio così. Cosa sceglierai? No, non dirmelo. Ora la parte divertente, mescolale, ma fa attenzione a mantenere un buon ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, ok. D'accordo, ora prenditi il tempo necessario per scambiare le due carte. Sembra di essere fatto apposta. Quindi praticamente prendo questa e questa. Adesso devo scegliere questa. Molto bene, non ti ho nemmeno visto barare. Credo che ora tu sia pronto. Ok, onestamente non ci ho capito molto, però sta arrivando della gente, però non credo sia per noi, quindi noi ce ne andiamo dentro. Facciamo questa ultima prova, giusto così per... e vediamo se col mago riusciamo. McGregor probabilmente è già sulle vostre tracce. Non è stata incerta la mano a portarmi, ok. Puttami nel Versailles. Tossisco, mi faccio sentire. Ehi ragazzo, ti stavo aspettando. Sì, entra, vieni a conoscere il mago. Io aspetterò fuori. Ok. Ci presentiamo al mago facendogli il gioco delle tre carte. Sembra convinto che tu possieda delle abilità. Ingannami. Ok, andiamo subito e gli facciamo vedere che cosa sappiamo fare. Baro. No! È troppo evidente, devi migliorare. Ingannami. Accetto. Vabbè, dai, rifacciamo, ho sbagliato. Da capo. Quindi prendo questa e prendo questa. Baro. Questa. 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 Questo, 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 ok, e adesso le scambiamo. Magnifico, è venuto il momento che ti mostri un trucco. Allora ti insegnerò a leggere la mente dell'avversario e te lo dimostrerò subito, anzi confido nelle mie abilità che sono disposto a scommettere 40 Luigi. Prenderò per un sì. Scegli una carta qualunque e mettila in cima al mazzo. Ricordati ciò che hai scelto. Allora, posso praticamente sfogliarle così. Io prendo... non lo so, prendo... il 7 di picche. Ok, l'ho messa in cima. 7 di picche. Sì. Scegli un numero, diciamo, compreso tra 2 e 5. Tra 2 e 5. La logica imporrebbe di scegliere 3, ma io scelgo 4. Lo osserva, mescolo il mazzo e poi lo taglio. Lui mescola il mazzo. Abracadabra, si trova la tua carta nel mazzo. Ricordi il numero che hai scelto? Ho scelto 4. 1, 2, 3. E stando al numero che hai scelto, la prossima dovrebbe essere la tua carta. 4. Sì. Ma non sono stupito, perché probabilmente ho anche capito il trucco. Non mi devi nulla. Ok, vedo sempre lo stesso. Vuoi sapere come ho fatto? Sono disposto a spiegartelo. Perfetto, praticamente dovrebbe aver lasciato la prima carta in cima fingendo di mescolarla. L'asso di quadri l'ho rimessa in cima al mazzo. Ho scelto la mia carta, l'asso di quadri, e l'ho rimessa in cima al mazzo. Ora facciamola semplice, sceglierò il numero 1. Questo significa che non dobbiamo fare altro che lasciare il mazzo in cima a quello che ho detto. Vediamo cosa succede se inizia a mescolare. Quindi praticamente mischio.
per iniziare l'anno scolare riusciamo a tenere d'occhio l'asso che è lì, ok, perché abbiamo preso il mazzo di carte e l'abbiamo sotto. Ma se continuiamo a mescolare, cosa devo fare? Lo perdiamo subito di vista. Accidenti, rimettiamo a posto il mazzo e vediamo cosa possiamo fare diversamente. Fai cadere solo un blocco di carte alla volta. A questo punto sappiamo che l'asso è in cima alla pila di carte. Sì, perché abbiamo girato il mazzo sotto. Fai bene a sospettirti, tu puoi mettere un segno accanto alla carta. Mettiamo un dito praticamente. Si fa cadere una carta in cima alla pila, la si sposta leggermente. Questa operazione è detto stacco interno, ricordatelo bene. Diventa complesso, Praticamente si fa questa mossa, infatti vedete che ha messo il dito, l'ha tenuta di lato. Bisogna avere una manualità pazzesca per fare sti trucchi. Ok, e mischio ancora. Vedete che c'è il segno. Ora sappiamo dov'è l'asso. Ok, lo volevamo in cima, non nel mezzo, quindi che si fa? Arriva il taglio. Quindi praticamente abbiamo la carta che sporge fuori. Tagliamo il mazzo in quel punto e la carta è lì. Ah, ok. Ma non fidarti, lasciamo che siano le carte a parlare. L'asso è di nuovo in cima al mazzo. Vediamo se hai capito. Prova a mescolare e tagliare, assicurati che... Va bene, dai, hai fai di nuovo. Ah, adesso non mi dà più il tutorial, quindi devo fare tac, ok, e mischio di nuovo. Ancora? Ah, ok. Bello, perché non mi indica dove, devo saperlo fare io, incredibile. Vediamo se riesce a farlo, asso. Vuoi esercitarti ancora? No. Andiamo avanti. No, d'accordo, portiamo questo trucco a un livello superiore. Pensa a cosa abbiamo imparato. Vediamo l'asso fosse in cima al mazzo, come previsto abbiamo scoperto, ok. Ma il vero trucco è ancora più sorprendente. Farai scegliere a qualcun altro la posizione dell'asso. Vedi di dare il tuo obiettivo... La sensazione è vera, ok. Praticamente fa scegliere il numero come l'ha fatto scegliere a noi. Ok, abbiamo scelto il numero 4. Devi spostare l'asso con le altre tre carte. Praticamente questo significa che quando scoprirai le carte l'asso non sarà la prima, bensì la quarta. Ok, devo tirare fuori le carte. Ok. Iniziamo come prima. Mescolo una carta. Quindi mischio. Ora, prima di inserire lo stacco dobbiamo spostare l'asso nella posizione corretta. Inserisci tre carte una alla volta. Ok, quindi fai cadere una carta. Una, due, tre. Perfetto, metti il segno, quindi stacco interno. Quindi giriamo la carta, la spostiamo di lato. E dopodiché mischio. Sì, vabbè, sta facendo quel trucchetto lì che non mischia in tubo. E poi tagliamo. E abbiamo. E quindi 1, 2, 3 e 4 la carta. 1, 2, 3 e 4. La carta è l'asso di quadre, come previsto. Notevole. Prima di correre a stupire tutti, apri bene le orecchie. Non c'è nulla di più imbarazzante che toppare un trucco di magia. Quindi continua a esercitarti. Ora ricorda, sono io a scegliere dove finirà la carta. Vabbè, in sintesi ci sta insegnando dei trucchi di magia, quindi in pratica ora ci chiede di metterli in pratica. Ma direi che per il momento può bastare qui, abbiamo fatto una buona presentazione, ovviamente tra le critiche che hanno mosso questo gioco, che è veramente troppo originale, troppo particolare, può non piacere a tutti. A me i trucchi di magia non dispiacciono, infatti ho iniziato a studiarne qualcuno tempo fa, ma sono veramente difficili, servono una manualità pazzesca, però è senz'altro originale. Il gioco è sviluppato da un team inglese, insomma, e il prezzo è di $16.99, prezzo pieno $19.99. Attendo ora il vostro parere qua sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi ci sentiamo un prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao!